Ragazzi, prima di iniziare vorrei ricordarvi una cosa. Sapete che comunque adesso abbiamo iniziato a prendere mano con Re Mitico e le live give le ho proprio tolte del tutto, ma i give ci saranno. Non quotidianamente, ma ogni tanto sì, settimanalmente. Vi invito a entrare nel Discord e troverete già un give proprio in questo momento in corso, che sta per scadere. Se volete partecipare basta che entrate, vi registrate ovviamente a Discord, entrate nel Discord e cliccate l'icona. Ovviamente rimanete attivi e quando diciamo taggheremo tutti quanti per un giveaway, cliccherete per poi ripartecipare a tanti altri give. Allo stesso tempo entrate nel Telegram, il Telegram lo utilizzerete anche per scambiare, come anche il Discord, e anche per parlare, ve lo consiglio. E niente, io direi di iniziare subito e buona visione. E bella a tutti ragazzi, qua Riga che vi parla. Oggi un video molto interessante perché andremo a provare un'arma del mio progetto. Molto particolare perché oggi avremo un lanciarazzi molto figo da provare. Parliamo del set del drago. E allo stesso tempo abbiamo un bel review di ben 6 armi. Che ragazzi, ringrazio molto Voxy che ieri ce le ha givate raga. 6 armi non normali, ma ben VPL e 1-1, alcune moddate, tra cui delle Matt Candy. E le andremo a vedere mentre comunque, ecco, saremo poi durante la missione. Per ora vi faccio vedere uno sguardo e andremo subito a vedere il progetto. Vi faccio vedere, sono veramente fighe, guardate. Abbiamo una Spargi Zenzero VPL al 111 in scaglia, abbiamo un'altra al 107 in scaglia, a mio parere le migliori tra tutte quelle ottenute. Veramente grazie ancora bro, veramente figo. Questa qui è una nota dolente che è precedente al progetto che ora ha Black Rikes, infatti è stata craftata ancora prima di avere il perk, in questo caso dell'acqua, potenziato a leggendario, ed è molto bella, molto bella. Abbiamo questa bellissima Matt Candy Corn acqua, in questo caso perk base, molto molto bella, un po' come la Spargi Zenzero che è anch'essa perk base. Poi raga, come penultima abbiamo una Matt Candy Corn al 92 in scaglia, stupenda, e Mixed Rolls, non è Rainbow Rolls perché non è allineato, infatti il perk blu doveva essere al posto di quello leggendario. E come ultima ragazzi, la, a mio parere comunque una delle più belle, insieme alle Spargi, e alla Lama Spettrale, che in questo caso come potete ben vedere anch'essa VPL, cioè potenza sbagliata, in ossidiana al 109, 4 stelle, livello 42. Molto belle come armi, molto molto belle. Con questi perk poi, doppio leggendario, 2 blu, 1 viola, stupendo. Andiamo subito a vedere il progetto di oggi che andremo a craftare subito, ed è la Furia del Drago. Oggi parliamo di lanciarazzi, che ha una capienza di caricatore di 3. Ovviamente con cosa lo utilizzeremo? Con la build dei lanciarazzi, dove la ricarica è molto veloce. In questo caso abbiamo già 2 velocità di ricarica, quindi dovrebbe essere a nostro favore. È viola l'arma, quindi ecco, speriamo in bene funzioni. Cosa andiamo a fare? Semplice, andiamo a craftarcela, ed è esattamente qui. Abbiamo uno spazio esatto, utilizziamola e vediamo un po' come, ecco, come si comporterà con la build che gli daremo. La build in questione qual è? Equipaggiamento eroi. Andiamo sul loadout numero aspettate, dov'è il numero 3? È questo qui, eccolo qui, con Ramirez e le esplosioni più veloci, munizioni esplosive, abbiamo un bel po' di cose. Questa build l'ho utilizzata quando ho fatto anche vedere un metodo alternativo per fare le trappole volanti, spero l'abbiate visto che è molto figo, e se volete abbellire un po' la base, ecco, ci sta come cosa. Non perdiamoci in chiacchiere che andremo a provare quest'arma e a vedere più dal vicino le armi che ci ha regalato Voxy. Eccoci ragazzi, ho scelto questa missione più che altro perché mi dà V-Buck, quindi è una cosa positiva, diciamo, molto stonks. Noi non perdiamoci in chiacchiere che abbiamo un bel lanciarazzi da provare. Innanzitutto voglio vederli in azione così, i colpi ce li abbiamo, se è necessario ce li craftiamo, tanto le cose, ecco, le abbiamo, quindi molto chill come situazione. Vedo tanti mostri là, vediamo un po' com'è. Ok. Beh raga, spettacolo. Ah, la roba dei petardi è stupenda, è spettacolare. Cioè raga, ho asfaltato tutti i mostri. Raga, è spettacolare sta cosa, bello, bello, bello. Oh, è un'arma legacy. È un'arma legacy e fa tutto questo macello contro i mostri 140. Ok, questa è una missione al 140. Ci sta raga. Molto bella. Abbiamo pure il rift roccheggiante attivo in questo momento. Beh, ovviamente con il mostro acqua non possiamo fargli praticamente nulla, se non con tanti colpi.
Però vedete che non ha senso, ecco, sprecare colpi per un mostro acqua. Però vedete come... Va. Come va giù in fretta con i danni degli dei fuochi d'artificio. Stupendo. Vediamo contro uno Smasher, eccolo. Vediamo contro uno Smasher quanto tempo ci impiega. Raga! What, raga? Guardate lo Smasher! Asfaltato a petardi! Asfaltato a petardi! Raga, anche quelli acqua non scherzano. Cioè, alla fine la loro vita va molto giù grazie ai petardi. Stupenda come cosa. Bel lanciarazzi. Diciamo che come prova... Prova, ecco, manuale è stupendo. Ditemi anche voi sotto nei commenti cosa ne pensate. Guardate. Cioè, io con un colpo riesco a buttare giù l'intera abitazione. Perché comunque ha gli esplosivi, poi i fuochi d'artificio e... E fa questa cosa. Ci sta. Ho bucato una casa. Ok, contro i mostri d'acqua è un altro discorso perché ci impiega veramente tanto, ecco, buttarli giù. Vedete? Cioè, se lo fa, lo fa in modo molto lento rispetto ai mostri non elementari o elemento natura. Ci sta come cosa. Ma ragazzi, non siamo solo qui per fare questo review di un'arma che comunque con questa build, che vi consiglio, e ecco, ho fatto un video riguardo, se volete andarla a vedere meglio nel dettaglio. Siamo qui anche per vedere le 1-1 che ci ha ieri rifatto Voxy. Guardate ragazzi, direi di partire dal fondo. Con comunque, anche se è Maxcraft come versione di Matt, proprio, cioè versione, come arma, la Matt Candy Core, ci cioè, sono tante in giro. Ma non vuol dire nulla, perché comunque è 1-1 e ha un suo valore. Molto bella, guardate. Mixed. Acqua ovviamente, 1-1, non è la versione al 130 pacca solita, quella brutta e schifosa, ma qui abbiamo proprio armi 1-1. Mo, cose che comunque vi mostriamo anche negli altri video, però vedete, molto carina, al 92 in scagliabuia e bellissima acqua. Poi ragazzi, si sale e si arriva alle potenze, quelle che mi piacciono a me. Abbiamo due bellissime, entrambe full vita, come anche la Matt, come tutte le armi che vi sto per mostrare. Spargi zenzero. Una è con i perk viola e blu e l'altra è perk base. La perk base è la migliore. Questo cosa significa? Che qui è proprio stata craftata questa potenza e boom, capito? E poi portata su. È bellissimo, guardate. Al 111 in scagliabuia. Innanzitutto la potenza 111 non esiste, ma un'arma va da 106 a 116. Capito? 106, 116. Le potenze che vedete qua in mezzo, 107, 111, 104, sono potenze che non esistono. Anch'esso è 1-1, sto ammazzabietti. Questo mi è stato regalato da Rikes, che ringrazio ancora, è bellissimo questo ammazzabietti. Però capite, no? E anch'esso è una potenza che non esiste, ed è pure in ossidiana. 111 in scagliabuia non esiste, 107 in scagliabuia non esiste. Capito? Molto belle come armi. Ecco, quest'altra invece è doppio perk viola, 3 blu, fisico. Ovviamente la spargi può essere solo fisico. Molto bella, molto bella. Poi abbiamo ragazzi nota dolente, guardate, questa qua è dello stesso progetto che vi ho mostrato il video, che hanno Black e Rikes, solo che ha il perk non upgradato come ce l'hanno loro, perché questa è stata craftata ancora prima di ottenere il progetto, cioè di ottenere Rikes e Black il progetto, è stata craftata dal vecchio crafter. Molto bella in ossidiana, al 116, capito? E anche essa VPL, ecco, potenza 116. Questa è una potenza che esiste, ma non esiste a questo livello, vedete? 116, livello 48, 4 stelle. Una normale 116, raggio solare, 5 stelle, livello 40. Stiamo parlando di due armi diverse. Molto belle queste VPL, molto belle. Poi ragazzi abbiamo la Matt Candy Corn al 120, perk base, stupenda, guardate. Sempre acqua, prendiamola in mano, guardate anche voi, ecco. Versione 1-1, sono tutte versioni 1-1, queste quelle che vi sto mostrando, anche essa full vita, 375, con questa potenza, ed è pure Minecraft. E poi abbiamo come ultima la spada, la spadona, guardate che roba, bellissima, lama spettrale, full vita anch'essa. Ah, ovviamente io quando faccio questa abilità non spreco vita, sia chiaro. Guardate, e doppio leggendario, doppio blu e viola in mezzo. VPL, potenza di 109, inesistente. Esiste questa potenza? Guardate, bestiale. Veramente Voxy, grazie di cuore per questi doni che mi hai fatto ieri poi in live.
Sono contentissimo, grazie mille. Creerò subito i watermark, però adesso è un po' tardi. Li creerò domani mattina quando sono sveglio. Bellissime, fra, ti ringrazio ancora. E ringrazio a tutti per la visione di questo video. E mi raccomando, ecco, io spero che tutto quello che diciamo nei video lo apprendiate, perché è molto importante. Vorrei evitare che in Italia circolino ancora le porcate che di solito si dicono, o dicono per sbaglio alcune persone, diciamo, di un certo livello. Io sono qui apposta proprio per questo, per insegnarvi ciò che comunque succede su Salva, e continuerò a farlo per il bene di questo gioco e perché mi piace, non per altro, ma proprio perché mi piace. Quindi mi raccomando, continuate a supportare quello che faccio, e allo stesso tempo vi invito ad essere sempre attivi ogni sera, dove scambierò insieme a voi armi per raggio oppure viceversa. Io veramente vi ringrazio tantissimo. Buon pomeriggio a tutti, ci vediamo oggi pomeriggio forse in una IRL, una live fuori casa dove parliamo di Salva il Mondo, e allo stesso tempo stasera dove andremo a scambiare. Bella, regà, e grazie della visione.